Salve a tutti. In tanti mi state chiedendo in che maniera si realizza il lievito madre. Molti di voi hanno già cominciato come me a panificare col lievito madre, altri sono un po' scettici. Per questo volevo farvi vedere com'è semplice realizzare la pasta madre. Io faccio il mio pane da 5 anni ed utilizzo la pasta madre per tutti i miei lievitati. Inizialmente si è timorosi, ma poi ci si lascia andare con grande facilità. Quello che ci occorrono sono cose semplicissime, della farina e dell'acqua. Basta questo per cominciare. Si comincia con una farina consistente. Io vi consiglio una farina Manitoba. Ne saranno necessari 200 grammi e 100 grammi di acqua. Non dovrete fare altro che versare la vostra farina all'interno di un contenitore. Ho preferito uno di questi trasparente in modo che possiate vedere bene cosa faccio, quello che fate normalmente impastando. Dopodiché cominciate ad aggiungere la vostra acqua. Io ho fatto tutto assieme, ma si può procedere anche in maniera molto più lenta. Non dovrete fare altro che realizzare un normalissimo panetto. Ora, come vedete, lentamente potete cominciare ad impastare. Io sto impastando con una sola mano, ma voi tranquillamente, una volta che l'impasto ha cominciato a crearsi, potete utilizzare entrambe le mani. Eccolo il nostro impasto. È un impasto normalissimo, come potete vedere, abbastanza compatto. Ora non dovrete fare altro che coprire il vostro impasto con un canovaccio umido e attendere 24 ore. Trascorse le 24 ore, dovrete riprendere il vostro impasto la prima volta e tornare a mettere 100 grammi di acqua, scusate, 200 grammi di acqua, scioglierlo all'interno dei vostri 100 grammi di acqua per bene e aggiungere nuovamente, una volta che avrete proceduto a scioglierlo, 200 grammi di farina. Dovrete ripetere questa operazione per una decina di giorni. A differenza del primo, diciamo, definiamolo rinfresco, successivamente dovrete utilizzare, io almeno faccio in questo modo, una bilancia. Prendete il vostro impasto, pesate 200 grammi di impasto di pasta madre e a quell'impasto aggiungete per il rinfresco 100 grammi d'acqua e altri 200 grammi di farina. Il resto dovrete gettarlo via, almeno inizialmente. Trascorsi 10 giorni, ma anche prima in alcuni casi, se utilizzate delle creme, delle farine corpose, comincerete a vedere che il vostro lievito vivo comincia a fare i suoi alveoli e le sue bollicine. Trascorso questo tempo, quindi 10-15 giorni, ma anche meno di 10 giorni se siete fortunati, il vostro lievito sarà maturo per poter panificare. Questo è il mio. Io lo conservo in questo contenitore. Vi consiglio di conservarlo in un contenitore a bocca larga in maniera tale che per poterlo poi utilizzare sia più semplice. Questo mio lievito ha 5 anni, io lo chiamo il mio bimbo. Ecco, in poche parole ho cercato di spiegarvi, e spero di essere stata abbastanza chiara, il modo in cui io ho realizzato il mio primo lievito madre. Ci sono tanti modi per realizzarlo in rete e ne troverete di tantissimi, anche sicuramente diversi dal mio, ma io ho utilizzato questo e quindi questo vi consiglio. Spero che in molti cominciate a panificare felicemente come me. Un saluto a tutti da In Cucina con il Cuore.